Ciao a tutti, bentornati anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video vlog. E sarebbe l'ultimo video vlog dedicato alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia, perché oggi c'è proprio l'ultima edizione di questa manifestazione, che però non sarà finita, perché dall'anno successivo si chiamerà la Vela d'Oro di Riva del Garda e si terrà proprio a Riva del Garda. Perciò diciamo che dalle ceneri della Mostra Internazionale di Musica Leggera che vi ho raccontato fino ad oggi nasce una nuova manifestazione che poi andrà avanti fino al 93. Oggi però sono qui per raccontarvi l'ultima edizione della Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia, quella del 1981. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, buona visione e benvenuti sul mio canale. L'ultima Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia nell'edizione del 1981 si terrà anche questa al Palazzo del Cinema di Lido di Venezia. La finale in Piazza San Marco. A presentare sarà Loretta Goggi, Pippo Franco e Laura Troschel. Gli artisti che si presenteranno a questa Mostra Internazionale di Musica Leggera saranno 33. Ci saranno anche due sigle e quindi in questi 33 nomi ci sono anche coloro che in realtà non parteciperanno ma faranno la sigla, sigla iniziale e sigla finale. Allora, colei che presenta canterà anche a questa manifestazione, come era normale che accadesse, insomma, voglio dire. E sto parlando chiaramente di Loretta Goggi. Saranno assegnate due gondole d'oro e una gondola d'argento per una nuova proposta. Gli artisti che si presenteranno e canteranno alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia dell'81 saranno i seguenti. Ci sarà Miguel Bosé, canterà You Can Stay the Night, Gianna Nannini arriva con Wow Wow, The Odyssey con Going Back to My Roots, Angelo Branduardi con Musica e Amico, Mia Martini canterà E Ancora Canto, i Passengers arrivano con Casino. Ci saranno anche i Camaleonti insieme a Monica Vitti per cantare Tango della Gelosia, Genesis con Abba Cab. Loretta Goggi canterà Il mio prossimo amore, Luca Barbarossa da stasera, Rondò Veneziano, fantastici, con La Serenissima, Alberto Fortis con La Nena del Salvador, Roberta Kelly canterà Patty Cake, ci sarà anche Riccardo Folli, chiaramente ritorna e lo fa con Malinconia, Albania con Go Go Go, Alberto Camerini Non Devi Piangere, Loredana Bertè ritorna con La Goccia, Franco Battiato Bandiera Bianca e Garbo con A Berlino Va Bene. Ci sarà anche Maurizio Colonna con Concerto, Pupo con Lo Devo Solo a Te, Peppino Di Capri con Buona Fortuna, i Buggles, I Am Camera, Drupi, La mia canzone al vento, Federico Troiani con Non c'ho una lira, Giorgio Zito, Com'è possibile, Randy Crawford con You Why Need Somebody e Toto Cotugno con La mia musica, Carmen Thompson con Five More Days, Franco Dani con Piccolo amore mio, Duffo con Take a Walk on the Wild Side e infine le due sigle. La sigla iniziale sarà affidata ai Bee Gees, canteranno He's a Liar, e la sigla finale sarà invece affidata a Loretta Goggi che canterà Se mi sposerò. La manifestazione della Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia dell'81 in questo anno fra l'altro ribattezza le gondole, non si chiamano più gondole d'oro ma si chiamano vele d'oro, mentre per quanto riguarda le nuove proposte rimarranno come gondola d'argento. C'è questo passaggio incomprensibile perché non si è capito bene per quale motivo, ma insomma, quindi praticamente verranno assegnate due vele d'oro a due artisti, uno internazionale e uno italiano. Come avete visto, a vincere la vela d'oro della Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia dell'81 sarà Riccardo Folli. Riccardo Folli che avrà, diciamo, un periodo molto molto bello. In questo periodo veramente, assolutamente,
le cose vanno molto bene. L'album che esce nell'80 di Riccardo Folli sarà la fine di un lavoro dal quale viene estratto il singolo Ti amo però, oltre a Scene da un amore e al brano appunto che è l'omonimo del disco. Anche Folli partecipa alla stesura dei testi di queste canzoni. Poi l'anno dopo uscirà Campione, che è un album che consacra Riccardo Folli come interprete della canzone italiana. Da questo LP viene estratta Malinconia, canzone che vince la Vela d'Oro, il Telegatto e il disco di platino. Nell'82 è l'anno più bello per lui perché fa Sanremo e vince anche Sanremo con Storie di tutti i giorni, canzoni che in molti vedevano come vincitrice già da prima. La vittoria sanremese è, diciamo, abilmente costruita dal produttore Lucariello, che curò i dettagli della canzone, dal suono di chitarra elettrica contrapposta a un giro di pianoforte classico, l'abbigliamento elegante di Folli durante la serata finale, l'accompagnamento di un chitarrista di matrice rock di grande effetto come Roberto Puleo. Le polemiche ci furono a seguire, si parlò infatti di una vittoria comprata dall'etichetta discografica, che però non minarono la popolarità della canzone, che arrivò subito in cima alle classifiche italiane, regalando a Riccardo Folli il premio Bettino Ricasoli per la qualità letteraria di questo testo. Vinse anche in questo caso il Telegatto, il premio Radio Corriere TV e il disco d'oro. Il successo di questa canzone permette al cantante di esibirsi l'anno dopo all'Eurovision Song Contest, manifestazione canora europea che vedeva la partecipazione come rappresentante dell'Italia proprio dell'artista Riccardo Folli, che aveva vinto il Sanremo l'anno precedente. A vincere la Vela d'Oro alla Mostra Internazionale di Venezia dell'81 per quanto riguarda gli artisti internazionali saranno i grandi Genesis. I Genesis che quando arrivano alla Mostra Internazionale hanno già alle spalle una carriera lunghissima, circa una roba come credo 12 album già incisi e già di grande successo. Nell'80, questa è una curiosità, i Genesis acquistarono una casa, ecco, una cascina rurale, diciamo, che convertirono in sala prove e poi la fecero diventare uno studio di registrazione, nel quale poi registreranno da lì in poi tutte le loro album, tutti i loro dischi, tutte le loro canzoni in questa sala di registrazione in una cascina rurale, no? Ci registreranno anche poi tutti gli album di Phil Collins da solista, insomma saranno la loro sede assolutamente musicale da qui in poi. Nel marzo dell'81, nonostante lo studio non sia ancora finito, il trio comincia le prove per il nuovo disco, che registra poi a luglio con l'assistenza dell'ingegnere del suono dell'altro disco precedente e del terzo album di Peter Gabriel. Sto parlando di Hugh Padgman, un paio di tracce del quale Collins aveva anche suonato la batteria. Il settembre dell'81 il gruppo pubblica l'undicesimo album, Abba Cab, caratterizzato dalla ricerca di sonorità più accessibili rispetto ai lavori precedenti e più in generale dalla dichiarata volontà, ecco, di creare una netta discontinuità con il passato, a partire dalla produzione fino alla copertina stessa. Le sessioni di registrazione videro addirittura la partecipazione degli Earth, Wind & Fire nella sezione fiati, che era già impiegata da Collins anche nel disco precedente. Ci sarà anche un singolo di questo album dove fu il primo caso in cui musicisti esterni figuravano su un album in studio dei Genesis, che fino allora erano stati sempre tutti quanti suonati da loro soltanto, e per la prima volta arriveranno anche musicisti esterni a collaborare con loro. Parada non fuma, me son parada a digiunare, non c'ho la lira. A vincere la Vela d'Argento, Gondola d'Argento, alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia dell'81 sarà Federico Troiani, tastierista, cantautore, compositore italiano. Federico Troiani è nato a Roma nel 47, la madre era un soprano veneziano, era Esther Orel. Inizia la sua carriera a 19 anni e lo fa come tastierista e corista di un gruppo musicale che erano i Folks.
e rimane in questo gruppo dal 66 al 72. Poi dal 72 al 76 invece farà tastierista di un altro gruppo che era Reale Accademia di Musica. Con questo gruppo ebbe molte collaborazioni, soprattutto con Walter Martino e Dino Cappa, che erano due appartenenti del gruppo. Nel 77 esordisce come cantante e compositore all'RCA e pubblica un 45 giri che si intitola Tarantella, che fu arrangiato da Riccardo Cocciante e che diventò uno dei suoi brani più apprezzati. Al 78 risale la collaborazione con Sergio Endrigo, per cui scrisse la canzone Il pane, mentre l'anno dopo diresse l'orchestra nel brano Mozart del cantautore istriano. Sempre nel 79 collaborò come corista con Nada in un album che si chiamava come lei, Nada. Nell'81 vince la Gondola d'Argento, la mostra internazionale di musica leggera. La canzone è Non c'ho una lira e nell'83 fece parte della formazione di un altro album della cantante Nada che si chiamava Smalto, bellissimo quel disco. Nell'88 scrisse per Renato Zero, quest'artista, la canzone Telecomando. Come tastierista ha collaborato inoltre nell'81 con Renzo Arbore nell'album Ora o mai più, ovvero Cantatore da grande, e nel 92 con i Gents in un disco che era Uomini non dei, e con Renzo Carella nell'album Carella de Carellis. Come arrangiatore ha lavorato fra gli altri anche con la Scuola Cantorum, me lo immaginavo. Non l'avevo ancora letta la sua biografia, me lo immaginavo. E con Grazia Di Michele. Nel 98 aveva composto le musiche del film Aria Compressa con il batterista compositore Franco Di Stefano, con cui anche ha formato il gruppo The Bridge. Troiani pubblica inoltre tre album, uno lo fa nel 78 con Strade, uno nel 79 un omonimo e uno nell'81 Hotel Eden. Federico Troiani è morto di infarto nel 2000 a 53 anni. E canto per te, malinconia. Non vi nascondo che è stata molto difficile questa puntata relativamente alla mostra internazionale di musica leggera di Venezia, perché le notizie sono molto contrastanti e io non ricordo, diciamo ero molto piccolino perciò non ricordo dove fosse la manifestazione. Sono riuscito a andare molto indietro nel tempo, anche ad informarmi da chi lo sapeva di sicuro, perché durante la registrazione di questo vlog ho avuto molti dubbi che fosse davvero ancora a Venezia e fosse già invece a Riva del Garda. Allora ho avuto la conferma definitiva, meno male, proprio sul finale del vlog, che questa mostra internazionale di musica leggera dell'81 c'è stata, è esistita ed è stata a Venezia. Dal prossimo anno invece sarà a Riva del Garda. La confusione era nata perché le gondole d'oro, le gondole d'argento si sono poi trasformate in vele, che diciamo è il premio in realtà che viene poi dato da qui in poi, cioè dall'82 in poi, durante la manifestazione a Riva del Garda. Ed è per questo che c'era stata questa grande confusione, grande paura anche di sbagliare location. Invece no, ho avuto la notizia definitiva sul finale di questo vlog che la mostra internazionale di musica leggera come ultima edizione è proprio quella dell'81, anche se poi i premi erano già stati cambiati da gondole a vele. Va bene? Ok, perfetto. Con questa confusione e caos concludiamo la mostra internazionale di musica leggera nell'edizione dell'81, che è bellissima, un sacco di artisti fantastici, e chiaramente dalla prossima volta vi racconterò ancora la storia di questa manifestazione, che però diventerà la Vela d'Oro di Riva del Garda. Quindi dalla prossima edizione troverete appunto una dicitura diversa sul titolo, ma sarà la stessa manifestazione che ha cambiato nome e che proseguirà la sua strada, la sua vita artistica fino al 93. Ok? Perfetto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e vi aspetto alla prossima volta. Ciao Dale!